Hello everyone! Oggi sono qui con Vicky, anche conosciuta come Tanuki-chan. Conosciuta da me come Tanuki-chan. Che viene da Torino e vive in Tokyo da un anno e mezzo quasi. E oggi vi portiamo in uno dei ristoranti migliori di Tokyo. È uno dei migliori, secondo me, per la cucina italiana. Oggi andiamo da Saizeria. Saizeria è praticamente un fast food di cucina italiana che a quanto pare piace tanto ai giapponesi ed è molto economico ed è quello che molti giapponesi pensano sia cibo italiano. Io ci sono andata i miei 2 anni e mezzo in Giappone tipo 2 volte. Tanuki-chan ci va spesso perché a lei piace. Let's go. Oh, eccoci, già sento il sapore di casa. Notiamo subito le riproduzioni di famosi dipinti italiani per tutto il locale. Cioè ragazzi, sono le 8:30 di sera, c'è ancora un sacco di gente. Cioè, direi che va alla grande Saizeria. Vediamo il menù. Di solito ci sono temi delle varie città, tipo la scorsa volta c'era Allora, per iniziare, chi non inizia con un'insalata? Tra gli antipasti compariva anche questo minestrone che Vicky-san consiglia vivamente, dice che sa del minestrone della nonna. Anche il pane è buono questo qua. Il pane lo prendo sicuro perché è difficile trovare pane vero in Giappone. Questi non sono se sono proprio nostri. Chi non inizia anche con un bel piatto di piselli e uova? Però queste sono buone, le mandate dal forno tipo qua la mamma a casa. Ma sono contorno! Però loro le mangiano come antipasto. Quello che si evince dagli antipasti è che c'è un po' di confusione tra antipasti e contorni. Tipo ci sono le patate, i broccoli, le alette di pollo che in realtà, non so, sono un secondo. I gamberi fritti, che possono essere un antipasto. Interessante. Il vino Saizeria, l'hai provato? Non sei curiosa? Finiti gli antipasti, incontriamo subito la tipica doria italiana. Questa è la doria. Di solito prendo questo che si chiama doria Milano. Ma io non ho mai sentito parlare di questo piatto. Praticamente è un fondo di riso con sopra il pomodoro, besciamella, qualcosa che assomiglia alla besciamella, e il formaggio. Poi loro ogni volta gli piace aggiungere l'uovo, infatti prendo quella con l'uovo. Però non è un piatto nostro, secondo me. Però sono convinti che sia italiano. Ma tu non te la mangi mai a casa, una doria? Passiamo alla pizza, che era davvero economica, ma c'era poca scelta. C'era praticamente mozzarella, mozzarella di bufala, diavola, mais e acciughe. Ti piace? È una pizza che vale 500 yen. Ci sta. Passando alla pasta, la prima pasta che vediamo in primo piano è quella con alghe e uova di pesce, che è molto popolare in Giappone. Io prendo di solito bolognese, buona. Questa con tanto pecorino è buona. E al nero di seppia. Nero di seppia buono. Questa è la carbonara per loro. No, regà. Potrei descrivervela, ma penso che un'immagine valga più di 100 parole. Questa l'ho presa una volta e sono stata male alla sola visione. Era buona però? No. Però il pecorino è un pecorino nostro. Ragazzi, un minuto per parlarvi dello sponsor di oggi. Con l'estate alle porte si viaggia, lo vedete, magari vi sto anche facendo venire voglia di viaggiare, magari in Giappone. In questo caso l'inglese può venirvi sicuramente utile, ma non solo per viaggiare. Cioè l'inglese può essere utile per viaggiare, per trovare un nuovo lavoro, per fare amicizie, lo sapete. Un modo molto buono per migliorare il vostro inglese è online, attraverso la conversazione. Su Cambly potete fare delle conversazioni con native speakers. In realtà ci sono più di 10.000 insegnanti che sono disponibili giorno e notte, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. E Cambly è disponibile sia sul computer che sul cellulare a qualsiasi ora, quindi è molto molto convenient. Potete fare lezioni sia one on one, quindi potete concentrarvi magari su un obiettivo specifico che avete, oppure potete fare delle piccole lezioni di gruppo, sempre con un insegnante madrelingua e massimo altre 2 o 3 persone che possono venire da tutte le parti del mondo. Quindi in realtà è bello non solo per sciogliersi e fare conversazioni, ma anche per sentire punti di vista diversi. Inoltre su Cambly sono inclusi dei corsi che possono esservi utili a livello professionale, magari dei workshops, IELTS, inglese commerciale, pratica di colloqui di lavoro. Parliamo un attimino dei prezzi, perché i prezzi sono imbattibili rispetto alle scuole di inglese tradizionali. Poi tra l'altro con il mio codice sconto per questo mese, con Sonia Travel, avrete il 50% di sconto sui piani annuali, sia per le lezioni singole che per quelle individuali, e in più avrete 15 minuti di lezione di prova gratuita. Quindi vi dico, cioè, provate perché tanto non costa niente. Vi lascio tutti i link qui sotto in info box, così ci prepariamo per l'estate. Una delle paste più popolari in Giappone è quella aglio, olio e peperoncino, e anche qui vi vorrei far notare come si aggiunge l'uovo crudo, mezzo crudo sopra. Anche la bolognese, se vede la variante. E poi abbiamo i secondi. I secondi erano tutta carne, ma tipo carne, hamburger, uovo, mais, non mi sembrava niente di italiano. Ho paura.
Abbiamo fatto l'ordine, in realtà è un fast food, ci mette poco il cibo ad arrivare, ma per intrattenerti c'è anche il giochino delle differenze. Primo piatto ad arrivare, la mozzarella di bufala. Mozzarella che ti arriva anche con una ciotolina di olio d'oliva, così ce la puoi intingere dentro. Allora, mozzarellina di bufala in minuscola. No, è una cosa molto interessante. Ha la texture giusta della mozzarella, cioè senti tipo la pelle, si sente che è una mozzarella, ma il sapore non c'è. Allora, se la mangi con l'olio, mascherata dall'olio però. No, non sa di niente. Avete presente il fior di latte dietetico? Quello senza grassi, senza lattosi? È quello. Ecco arrivata la pizza, la pasta e il nostro pane. Questa è la grandezza della pizza rispetto alla mia mano, è piccolina. Piano, è brutta. Questo è buono. Il campagno è scaldato con un po' di crosticina, però in Giappone non si trova. È apprezzato. La mia recensione è falsata per fame. Vabbè, ma non è che ce l'hai. Quello è Ryan, l'australiano. Ryan, say hi to the camera. Wow, lui è venuto di sua spontanea volontà. Abbiamo preso una margherita con mozzarella di bufala. Era piccolina, devo dire che se fossi stata da sola forse me ne sarebbero servite un paio per riempirmi un po'. Dai, questa non c'è buona. Stiamo parlando comunque di farina, pomodoro e formaggio. Quindi il sapore non è che fa schifo, non è che lo mangi e dici oddio voglio vomitare. Però l'impasto, per quanto la mozzarella è quella che vi potete aspettare tipo anche in America, cioè quel tipo di mozzarella, vabbè, ci può stare. L'impasto, l'impasto è proprio una cosa gommosetta, è gommoso. Questa è la mia opinione e adesso Tanuki-chan dirà la sua. Dobbiamo ricordarci che qua non c'è un pizzaiolo che è impasto, è surgelata. Ma come sono le pizze surgelate? Chi la mangia la pizza surgelata? Io la mangiavo. La pizza surgelata è così, fidatevi di me. Aspetta, ieri hai comprato una cosa che non si poteva definire cibo italiano. Vieni a dire a me la pizza alla pizzeria. Ho comprato una cosa con il formaggio, pesce sticcato, salamini. Ho trovato questa cosa che sembra una cosa orrenda. Orrenda. Quindi, visto che sono una brava persona, ho deciso di portarla nella stanza dove ci stanno i miei amici e fargliela mangiare. Visto che secondo i giapponesi questo è cibo italiano, adesso lo mangiano. Renji? Renji. Una cosa orrenda. Madonna. やばい。やばい。心が痛い。ドライフィッシュ好き。ドライフィッシュも好き。イタリア人じゃないですか。イタリア人だよ。食べ方知らない。カット、どうぞ。ハサミが。ああ、こんな小さい。 想像してた味、美味しい。嬉しいよこれ。これなら、リピートするね。本当に?ユキヒロまだわからない。 Ci provo, raga. Allora, praticamente questo è una fettina di pesce disidratato con sopra del formaggio e c'è anche del salame, ma io il salame lo mangio. Sa solo di formaggio. Sa solo di formaggio. Gesù da che? Immaginai. Ma è contento, gli piace. Raga, non è pizza? Pizza devo andare. Il pesce non si sente. Fa solo puzza. E c'è la bandiera italiana. Non decore Italia. Ma la pizza da cara. Pizza da cara. Pizza da nai. Adesso si temo. Oh, abbiamo no, convinto. Che schifo, mamma mia. No, mi viene a vomitare. Con le pasticche. No, però assaporalo. Ma che schifo, ma che... Ma che è piccolissimo. Ma che schifo. Madonna, che schifo. Ma dai, è un pezzo di formaggio. Mamma. Grande. 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 Brava, Tanuki-chan. Ok. Ah, oddio. Ma... Dove?
Hai tagliato la sfida, dai. Cioè, schifo, raga, comunque il featuring di questo video è il mio bronco. Come pasta abbiamo scelto degli spaghetti con asparagi e gamberi. Sa di asparagi, è un po' male. Non è male. A me piace la pasta veramente cruda. Ma questa è perché è mia mamma che cucina veramente crudo. Non è malvagia. È una pasta da ristorante? Probabilmente no. Però se paragoniamo i prezzi e pensiamo che questo è praticamente un McDonald's della pasta, probabilmente è una pasta da McDonald's. Vabbè, ma non me lo hanno. Non mi insultare pasta in the good. Vabbè, dai. Buona. Davvero? Mi piace. Ma buona buona? Sì. O tipo, vabbè, se può fa. Buona. Adesso mi diranno che non capisco niente di cucina italiana e può essere. Però quando sei qua da tanto tempo, comunque la size ti fa un po' sentire a casa. What'd you get? Oh, typical Italian steak. Allora Sonia dice la saideria, saideria. Però si è svuotata il piatto da sola. No, non è mai aiutata. Ma lei ha ripulito tutto il piatto. Io l'ho mangiato un po'. La saideria. La presentazione dei due dolci prescetti lascia un po' a desiderare. Abbiamo preso un crème caramel e un tiramisù. Il crème caramel era normale, senza lode né infamia. Normale. Il tiramisù non mi è piaciuto. Sai che mi sembra? Uno sciroppo al caffè. Mi sembra fatto con lo sciroppo al caffè perché è super dolce, vero? Secondo te quanto abbiamo speso? 2.500 sicura? No, 1.950. Cioè ragazzi, 13 euro. Dopo questa bellissima esperienza, diciamo un po' più economica in saizeria, guardiamoci un altro ristorante in una parte un po' più carina di Tokyo che si chiama Ebisu, che è un po' più scicchettina, e ho mangiato la pizza. Vediamo gli highlight del menù del secondo ristorante. La pasta viene dai 13 fino ai 21 euro la pasta più cara. Ma vediamo la Napolitan pasta. Non so se la conoscete, andatevela a cercare, è molto famosa in Giappone, pensano che sia italiana. Vi dico solo che c'è il ketchup. Poi c'è una paella, non si sa, così messa lì a buffo. Le pizze invece, tra cui alcune molto famose, mozzarella, margherita, di bufala, e poi alcune sconosciute tipo campione, vanno dai 10 ai 18 euro. È arrivata la mia pizza. Sono in un ristorante italiano fighissimo, tra l'altro con una vista fantastica. È arrivata la mia pizza, l'ho chiesta a metà. Metà margherita e metà shiso, che non so bene che cos'è shiso, ma è tipo un'erba giapponese. È già tagliata e direi che è, dai, abbastanza normale. Ma alla fine non era neanche troppo piccola, se consideri che la pizza che si trova qui, quella buona, è quella napoletana. Io sono abituata alla pizza romana, che è un po' più fine. Ok, la mia amica ha chiesto una pasta tipo alla pescatora, che costava parecchino, tipo, che ne so, un 24 euro. Però siamo in un ristorante fighissimo su un grattacielo, quindi ho detto vabbè, ci sta. Guarda che ci hanno portato. Cioè, è una cosa enorme. Like, it's huge. She's so pretty. That's the kitchen, it's okay. I hope it's good. You'll tell me if it's good. Alla fine direi che per la quantità di pesce e di pasta che c'era in quel piatto, 21 euro e qualcosa erano ben spesi. First bite. Era fusion, cioè fusion proprio. È molto saporita, tipo che il formaggio è forte. Non è mozzarella, è un formaggio forte. E questa verdura ha un sapore deciso. Questa è tua mozzarella, quindi questa è più autentica. Mo magno. La pasta è fatta bene, non è scotta. Il sugo è leggermente troppo dolce, però è buono. Ho chiesto anche l'opinione del mio amico, anche se è lui che mi ha consigliato questo posto. Ma che ne sai, è svedese questo, è svedese. Do you like your pasta? L'ultimo locale per il video di oggi era un localino piccolo piccolo che apre solo su prenotazione, un'atmosfera carinissima. Il proprietario è anche il cuoco, l'unico cameriere, fa tutto lui e ha creato per sua passione questo posto di ispirazione italiana, diciamo. Ve lo consiglio per una cena un po' speciale, anche se in realtà i prezzi per gli standard italiani sono abbordabilissimi. Il menù ovviamente è limitato, anche perché lui fa tutto da solo. Gli antipasti vanno dai 7, 10 fino a un massimo di 12 euro. Le paste, tra cui la pasta limone burro, la pasta asparagi e bottarga, sono sui 10 euro fino ad arrivare a quella con la bottarga, 16 euro. E poi ci sono i dolci, che vengono su 4,55 euro. Poi se si vuole fare il menù degustazione, c'è quello da 7 portate che viene un 45-46 euro a persona, e quello da 5 portate che viene 33-34 euro a persona. イタリア料理元気の人です。元気の人。イタリア行ったことないです。イタリアで働いたこともないです。え、どうしてイタリアのレストランと、やろう思ったんですか。まあ、イタリア料理が一番近いレストランです。
とちょっとフュージョン。私はシンプルな料理が好きなので、シンプルな料理とオリーブオイルが好きなので、シンプルとオリーブオイル、イタリア料理風になってしまいます。Io sono andata per un after dinner, quindi abbiamo principalmente stuzzicato, però ho visto come cucinava e ho sentito gli odori e sembra molto buono. I capperi, sono tutti in silenzio e mi guardano. Il piatto di formaggi era molto buono, erano davvero formaggi buoni che in Giappone non si trovano facilmente. Poi soprattutto accompagnati da del vero pane, è una bella esperienza a Tokyo. Buono, tra l'altro sicuramente più caro rispetto all'Italia, però non è così caro in Giappone calcolando quanto costa in Giappone. Ho voluto provare un dolce, ero curiosa, ho preso una panna cotta alla cannella che era molto buona e soprattutto sopra c'era l'olio d'oliva. Lo so che sembra strano, ma era buono. C'è la cannella. Infatti poi siamo stati convinti a provare anche il gelato, il semifreddo, la mousse e di nuovo la panna cotta. In realtà era tutto buono. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, iscrivetevi, lasciatemi anche un commento. E ragazzi, vi ricordo Cambly qui sotto, info box, Sonia Travel per lo sconto del 50% più i 15 minuti di lezione di prova gratuita. Ci vediamo alla prossima, ciao!